Hello, everybody. Who's talking, you're asking? It's me, Francesco, from Language Exchange. Today, I want to show you my face. We're gonna practice a bit more about listening, reading, and comprehension. We will improve the vocabulary in a massive way. I'm gonna show you the text. I'm gonna read it slowly 2 times. I'm gonna make some questions. You're gonna answer. I will also post a page of vocabulary in this text could be hard to understand. The level of this text is B1. Let's start together. La tecnologia portatile. Negli ultimi anni, sempre più persone stanno comprando computer portatili e tablet, principalmente perché è abbastanza facile usarli in qualunque posto. Per esempio, se ti trovi sul treno, è normale vedere gente che lavora con il portatile, o quando stai camminando per la strada, ogni tanto puoi vedere turisti che fanno foto con l'iPad. Tutta questa tecnologia è molto utile e sta aiutando le persone a godersi del tempo libero più rilassatamente. D'altra parte, può essere uno svantaggio avere accesso a questi dispositivi costantemente. Se non stai lavorando, il tuo capo può mandarti una mail e ti senti costretto a rispondere. Questo dà molto fastidio se ti trovi con la tua famiglia o i tuoi amici. La tecnologia portatile. Negli ultimi anni, sempre più persone stanno comprando computer portatili e tablet, principalmente perché è abbastanza facile usarli in qualunque posto. Per esempio, se ti trovi sul treno, è normale vedere gente che lavora con il portatile, o quando stai camminando per la strada, ogni tanto puoi vedere turisti che fanno foto con l'iPad. Tutta questa tecnologia è molto utile e sta aiutando le persone a godersi del tempo libero più rilassatamente. D'altra parte, può essere uno svantaggio avere accesso a questi dispositivi costantemente. Se non stai lavorando, il tuo capo può mandarti un'email e ti senti costretto a rispondere. Questo dà molto fastidio se ti trovi con la tua famiglia o i tuoi amici. That was it for the reading part. Was funny, yeah? If you understood the first part, the first time I read, your level is probably B2. If you didn't understand the first part but understood the second one, your level is probably B1. If you didn't understand anything about it, you should probably check back our previous lesson. That will help you a lot about basics and Italian framework. Here we go. Here's the part of the questions. I'm gonna post now some questions I want you to answer on the comment section or in the WhatsApp group. And also you will see a page of vocabulary and expression that are in this text useful for a daily speaking. That's it. That's it for today. Bye, Francesco. Thanks everyone for following us. If you got any questions, just feel free to ask wherever you want in the WhatsApp group or in the comment section below. Thank you for joining Language Exchange.